Eh sì, faccio il musicista per davvero, perché molto spesso al bar ti dicono che lavoro fai come musicista, ma sì, ma come lavoro? Sono d'accordo con i colleghi che anche a me dà fastidio che veniamo conosciuti solo per degli stereotipi. E allora ho detto che faccio? Voglio vivere in Italia, voglio sporcarmi le manine e mettere loro di fronte a una visione della nostra cultura italiana. Sono felicissimo di girare il mondo, ho iniziato a 16 anni e quindi ho cercato di creare un sistema, quindi imprenditoria culturale musicale. Ho esportato il Made in Italy musicale all'estero. Recentemente sono stato a Seul in Corea e ho preso un'orchestra d'archi del posto per vedere loro come recepiscono la nostra italianità e abbiamo eseguito diverse colonne sonore del cinema italiano e la cosa bella che più mi ha arricchito, loro si sforzavano veramente, cioè avevano una cosa che manca in tutt'oggi, il rispetto per la nostra cultura, perché noi oggi all'estero non siamo più rispettati per quello che siamo, ma per quello che eravamo. Dietro tutto questo ci sarà un between two music, cioè creare una vera e propria filiera che porti lavoro ai giovani che vogliono fare imprenditoria con la musica. A questo, grazie poi a mia moglie, abbiamo realizzato del Made in Lazio, perché siamo partiti con un esperimento di creare dei videoclip emozionali di territorialità con colonne sonore mie per poterle esportare all'estero. Io amo vedere la Gioconda, ma amerei tanto vedermela in Italia. Posso studiare tutta la musica che voglio, posso arricchirmi quanto voglio e sono felicissimo perché ho veramente girato il mondo, ma non posso tradire le mie origini. E quindi vedere a Cuba, in Piazza Vieja, un cantante cubano che piange perché canta Caruso con i miei arrangiamenti, ragazzi, è stata una delle cose più belle che abbia mai fatto e questo è quello che porto, il Made in Italy concept, che parte appunto anche dalla beneficenza, produzioni musicali e poi queste fantastiche collaborazioni di colonne sonore che non da meno, perché non sono le colonne sonore di Missoni, ma sono onoratissimo di poter collaborare con Ornella. Grazie, per me è un onore.